Buongiorno ragazzi, buona domenica, nuova puntata di Perle e i Porci in cui parliamo di libertà alimentare. Cos'è la libertà alimentare? Perché se ne parla tanto, perché la gente non riesce a capire il significato della parola libertà alimentare e come dovrebbe essere interpretata da chi vuole mantenere uno stile di vita sano, quindi chi vuole conservare la salute e chi è in sovrappeso e vuole dimagrire. Due cose importanti: preservare uno stato di salute ottimale che dovrebbe riguardare tutti, magri, atleti, normopeso, intanto. Migliorare la propria composizione corporea se siamo in sovrappeso, in uno stato di obesità, abbiamo delle malattie metaboliche e tutto il resto che ne viene dietro. Ma tutto il mondo, tutta la popolazione mondiale dovrebbe tendere sempre e comunque a migliorare il suo stato di salute. Questo è un disclaimer molto importante, che significa cosa? Che se io rientro nel novero di quelle persone che è invidiata da tutti perché può mangiare quello che vuole e non prende neanche un grammo, non vuol dire assolutamente che io sia fortunato, perché comunque il fatto di mangiare a sazietà alimenti che metabolicamente non mi creano alcun problema, non significa assolutamente che questi alimenti non mi creino dei danni all'interno del mio corpo. Cioè, assumere quantità di zuccheri, mangiare solo e soltanto junk food, assumere prevalentemente alimenti confezionati. Se è vero che non mi fa prendere peso perché ho un metabolismo importante o una genetica favorevole, non vuol dire che quel tipo di alimentazione non mi crei danni a lunga scadenza. Questo è un assunto, è un fatto scientificamente provato. Non vuol dire che una persona morirà, ma molto probabilmente potrà andare incontro a una serie di patologie che si potranno manifestare in avanti con gli anni. Fatta questa doverosa premessa, dobbiamo capire che cos'è la libertà alimentare. La libertà alimentare non significa posso mangiare quello che voglio. Se sono in uno stato di sovrappeso, se ho bisogno di perdere peso, se faccio la lotta continuamente con la bilancia, aumento di 4-5 kg, perdo 4-5 kg perché mi metto a dieta e poi li riprendo e questi 4-5 possono essere 10, 20 o 50, devo capire una cosa importante, che per perderli e mantenere quello stato di peso, visto e considerato che la salute l'abbiamo data per scontato, se voglio mantenere quel peso, devo sempre e soltanto attenermi a quelle indicazioni che mi hanno consentito di perdere il peso. Allora, perché io parlo di libertà alimentare ai miei clienti? Perché i miei protocolli si basano sulla libertà alimentare? Perché non prevedono assolutamente il conteggio dei macronutrienti, la percentuale di macronutrienti, le calorie e non prevedono il peso degli alimenti. Questi quattro elementi sono alla base delle diete tradizionali. O uno dei quattro, o addirittura ci sono dei percorsi così cervellotici che li prevedono tutti e quattro. Cioè un povero Cristo deve pesare gli alimenti, conteggiare le calorie, conteggiare le percentuali di macronutrienti e poi dopo si spara. Ecco perché non è un sistema sostenibile, d'accordo? Allora, esiste un metodo, come il mio ad esempio, che ti consente di muoverti all'interno di due binari che sono larghissimi, in cui puoi spaziare tranquillamente senza dover fare i conti di Archimede Pitagorico, senza dover essere un biochimico, senza essere un biologo e senza essere un matematico. È evidente, e quindi questa si chiama libertà alimentare. Significa quindi che tu puoi mangiare determinati alimenti a sazietà, senza neanche stare attenti all'orologio. Significa che non esiste che tu debba fare colazione per forza entro le 7, lo spuntino per forza entro le 10, quando previsto il pranzo entro l'una. No, elasticità sulla base del proprio stile di vita. Per
Ma qualcuno potrebbe dire: ah, ma questa non è libertà alimentare, perché se io non posso mangiare la pizza tutti i sabati, non è la libertà alimentare. È vero, ma se tu sei in sovrappeso, se tu vuoi perdere peso e pensi di volerlo perdere alle tue condizioni, cioè con la pizza tutti i sabati, la brioche e cappuccino la domenica mattina, il pranzo della suocera la domenica a mezzogiorno, ti stai soltanto prendendo in giro. Perché se tu devi perdere tanto peso, è possibile che tu cominci a perdere qualche chilo mantenendo queste abitudini, cambiandone delle altre, ma non ottenendo mai alcun risultato. Per la stessa ragione le persone smettono di avere quello stato di salute ottimale e smettono di essere in forma perché ritornano alle loro vecchie abitudini. Allora, riuscire a dimagrire senza stare in delle gabbie, soprattutto mentali, è un gran vantaggio. Perché? Perché io posso pure accettare di fare un sacrificio per un mese. Io mi chiudo in casa per un mese, faccio una dieta restrittiva dove devo pesare tutto, eccetera, eccetera, perdo 10 kg, ho ottenuto il mio risultato. E poi, quando esco da quella da gabbia, come mi devo comportare? Devo continuare sempre e soltanto a dover evitare gli inviti, le feste, la socialità e dover sempre andare in giro con la bilancia pesa alimenti o con l'app che deve conteggiare le calorie, e se io oggi ho programmato una giornata di un certo tipo e quando esco dall'ufficio mi invitano ad una cena, come considero quella cena? Come faccio a far rientrare quelle percentuali di macronutrienti alla fine della giornata per evitare di sballare tutto questo? Ma questo, vi faccio un esempio, succede anche se noi dobbiamo fare una dieta chetogenica, che oggi spopola, no, in ogni dove, in ogni luogo, in ogni lago. La dieta chetogenica funziona finché io resto sempre in uno stato di chetosi. Se io esco dalla chetosi, la chetogenica non funziona più. Quindi significa che io devo continuamente monitorare sulla cartina tornasole, devo continuare a fare la pipì per capire se sono ancora in chetosi e devo necessariamente mangiare sempre quelle percentuali di macronutrienti che mi garantiscono uno stato di chetosi. Quindi anche in questo caso, se io una sera voglio andare a mangiare una pizza perché conosco una donna e mi invita a mangiare la pizza, cosa faccio? Rinuncio o le dico no, guarda, dobbiamo andare in un altro posto perché se io esco dalla chetosi è un gran casino, mi tira minimo un calcio nel culo. Allora, come al solito, la vita è fatta di scelte, ma noi possiamo scegliere quando conosciamo le cose e decidiamo saggiamente e consapevolmente di prendere una strada piuttosto che un'altra. Allora, se qualcuno preferisce essere ancorato e vincolato al conteggio, al calcolo, alle app, va benissimo, sapendo che prima o poi da quella gabbia vorrà scappare. Chi invece preferisce capire come funziona l'alimentazione, capire perché quel tipo di alimentazione mi sta facendo perdere peso, capire perché quel tipo di alimentazione mi fa sentire più energico, mi fa sentire più vitale, capire perché se io mangio quegli alimenti e li combino in quel modo, mangiando a sazietà, io dimagrisco e non patisco il senso di fame, capire perché magari quando lo zio Manzo mi dà una settimana intera di carboidrati, io mi sento appesantito, mi sento sonnolente, mi sento gonfio e poi quando riprendo la normale alimentazione ho un boost di energia. Capire quando devo mettergli i carboidrati e quando li devo togliere. Capire perché se bevo tanta acqua la mia pelle migliora e ho i tessuti che sembrano rivitalizzati. Allora, esiste un modo per poterlo fare in maniera libera, togliendoci dalla mente però che quella libertà alimentare a cui tutti ambiscono non è mangio quello che voglio, perché se, ribadisco ancora una volta per essere chiaro, se io sono in sovrappeso, se io ho un problema di peso, non posso mangiare quello che voglio. E se penso di perdere peso e di ricominciare a mangiare quello che voglio, io riprenderò il peso, come sempre, come accade a tutti, restando frustrati e continuando a buttar via dei soldi e continuare a massacrare il metabolismo che ogni volta in cui lo sottoporremo a uno stress perché lo rimettiamo a dieta, perché facciamo un regime fortemente ipocalorico, perché facciamo tante di quelle cazzate che fate
tutti voi risponderà sempre meno e i risultati saranno sempre più lenti ad arrivare. Da una parte c'è una lentezza dei risultati e dall'altra parte c'è invece una urgenza di vederli. Le due cose non collimano e voi abbandonate tutto. Mercoledì 29 maggio alle 21:30, diretta importantissima. Vi prego, nel vostro interesse, non perdetela. C'è qualcosa di incredibile. Vi salverà il culo per l'estate.